Il caso del drone di sorveglianza americano che si è schiantato nel Mar Nero dopo un impatto con un jet russo, con video diffuso dagli USA, fa salire la tensione tra Washington e Mosca. Per il ministro della difesa russo, Shoigu, i voli vicino alla costa della Crimea sono provocatori e creano le condizioni per un'escalation. E mentre Mosca esprime rammarico per l'adesione di Svezia e Finlandia alla NATO, arriva la dichiarazione del presidente della Siria Assad, dell'appoggio a Mosca e del riconoscimento dei nuovi confini russi con i territori annessi.